Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video. Oggi andiamo a realizzare un progettino molto molto carino andando ad utilizzare queste strisce LED. Queste strisce LED sono fantastiche. Quando le ho viste me ne sono innamorata subito e mi è subito venuto in mente il progetto di oggi, che è un pannello luminoso decorativo, nel mio caso da utilizzare come sfondo nel mio studio, ma che sarà molto molto carino utilizzato in qualsiasi stanza della casa, perché riesce a dare un'atmosfera molto particolare, molto bella, grazie appunto ai giochi di luce di queste strisce LED, che sono nel mio caso colorate ed in più hanno anche un'impostazione speciale che però vi mostrerò durante il video. Quindi, come prima cosa, andiamo a vedere cosa c'è all'interno della confezione. Dunque, le protagoniste di questo progettino DIY saranno delle strisce LED molto molto belle, molto particolari, che adesso andiamo a vedere. Prima di tutto, come potete vedere, si trovano su Amazon. E queste qua sono delle strisce LED di Lepro. Allora, all'interno troviamo un foglietto illustrativo per installare in modo corretto le strisce LED. Poi dei cavi con un piccolo telecomando integrato, la spina per attaccarlo alla corrente, un telecomandino con vari pulsanti che poi si userà per regolare le varie impostazioni delle strisce LED, tra cui acceso e spento ovviamente, poi modalità, velocità e luminosità, più o meno colore. Per impostare un determinato colore, in più sei bottoncini che serviranno per salvare delle impostazioni personalizzate, molto molto bello. La batteria per poter utilizzare il telecomando. Due strisce di LED da 5 metri l'uno. Il fogliettino illustrativo per la batteria del telecomando e un manuale illustrativo con telecomando, installazione, batterie, un po' tutto. Il bigliettino con il numero verde dell'assistenza. Ed infine due set per attaccare le strisce LED. Mi sono dimenticata di dirvi, queste due strisce LED hanno il nastro adesivo sotto, quindi si possono incollare facilmente alla superficie in cui avete deciso di installarle, e per sicurezza in più ci sono anche i ganci per fermarle. E niente, direi che è ora di cominciare con il nostro progettino fai da te, quindi io svuoto di nuovo il tavolo. Dunque, il mio pannello sarà di 110 cm di altezza per 150 in larghezza, quindi vado a tagliare il pezzo di cartoncino della misura che mi serve, e da questo momento in poi ci mettiamo nel pavimento, così posso muovermi meglio. Allora, come primo passaggio mi segno tutte le misure e poi vado a ritagliare il pannello della misura di cui ho bisogno. Vado a ritagliare il pezzo di cartoncino che mi serve. Molto bene. Adesso vado a realizzare il disegno. Adesso vado a tagliarlo con il cutter e, come vi dicevo prima, sotto vado a posizionare anche qualcosa per proteggere il pavimento, per non tagliare il pavimento.
un po' alla volta, quindi vado a togliere tutti i pezzettini che ho disegnato in modo da creare una sorta di stencil che però poi andrò ad utilizzare come pannello. Ok, avete capito cosa devo fare, quindi adesso con molta pazienza mi metto a ritagliare tutti i pezzettini del mio disegno e poi ci vediamo tra poco. Sono riuscita a finire tutto, quindi ho ritagliato tutto il mio disegno, adesso pulisco un pochino e poi andiamo a realizzare la cornice. È arrivato il momento di realizzare la cornice e quindi ho tagliato quattro pezzi di legno, appunto, che andrò a sistemare lungo il bordo del mio foglio di cartoncino. E per farlo ho deciso di utilizzare la colla a caldo. Allora, finalmente è arrivato il momento di installare anche le luci nel pannello e dopodiché ho finito il progettino, non vedo l'ora di vedere il risultato finale d'appeso. Allora, abbiamo già visto cosa c'è dentro la scatola, adesso dobbiamo installare il tutto. Allora, la striscia LED è adesiva, quindi non è necessario incollarla perché appunto è adesiva. Tolgo un pezzo di biadesivo. E incomincio a far aderire tutta la mia striscia LED sul bordo del pannello. Queste strisce LED hanno una buona flessibilità, quindi ideali per i progetti fai da te come questo. Inoltre è possibile tagliare la lunghezza della striscia in base alle esigenze e in questo caso ogni 3 LED, quindi è davvero molto molto adattabile. È molto facile da installare, come vedete ci riesco facilmente anch'io, in quanto la striscia è autoadesiva e in più è fornita anche di ganci di fissaggio che si possono utilizzare per una maggiore sicurezza, ma che io non andrò ad attaccare perché già l'adesivo è più che sufficiente. Aggancio il cavo. Così. Bene, a questo punto ho già appeso il mio pannello luminoso, adesso non mi resta che attaccare la spina e vedere com'è il risultato finale. E voilà, ecco qua il risultato finito. Io sono molto 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 contenta del risultato. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate. E questo sarà lo sfondo per i miei prossimi video. Quindi, insomma, spero che vi piaccia perché ci farà compagnia per un bel po'. Queste luci sono davvero top, mi piacciono un sacco. Questo è il modo in cui ho voluto utilizzarle io, ma si possono utilizzare davvero in moltissimi modi diversi perché sono adattissime per ricreare atmosfere diverse in base all'occasione. Che ne so, una cena romantica, una serata cinema, un party con gli amici, un bagno rilassante. Inoltre, grazie al telecomando si possono selezionare moltissime combinazioni di luci già preimpostate, oppure, grazie a questi sei pulsantini dedicati, si possono anche memorizzare le impostazioni che preferiamo andando a salvare in ognuno di questi pulsantini personalizzabili. Inoltre, con la funzione speciale che adesso vi mostro, il colore delle luci cambia in base alla voce o al ritmo della musica. Si possono inoltre impostare, oltre ai giochi di luci, anche la velocità, la luminosità, i vari tipi di colori, per esempio blu, verde, rosso o bianco, la luminosità più
o meno luminoso, la modalità, il colore e anche la velocità. E niente, con questo è tutto. Io sono davvero molto molto felice del risultato finale. Fatemi sapere cosa ne pensate anche voi e dove mettereste il vostro pannello luminoso oppure le vostre strisce di luci colorate. Tutte le informazioni vi lascio giù nell'info box il link delle strisce LED, quindi andate a cliccare anche giù nell'info box. Noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video, lasciate un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate sulla campanellina per ricevere la notifica ogni volta che pubblico un nuovo video sul canale. Con questo è tutto, ciao!